Allora, non potevo non parlarvi di questo giochino folle, veramente folle. Un giochino in cui controllerete un esercito intero di topini, con l'intento ben preciso di conquistare il mondo. Un po' come Mignolo e Brof, solo che qua non sono due, qua sono veramente tanti. Cioè, sicuramente non riusciranno a conquistare il mondo, però partiranno dall'obiettivo importante di sterminare la razza felina. Andiamo a vedere in termini di gameplay come si traduce. Allora, carichiamo il livello 2. Ecco, livello 2, quindi un livello iniziale. Sterminare la razza felina. Infatti il nostro obiettivo sarà quello di andare a distruggere nei modi più terribili il gatto nel livello. Lanciargli bombe, coprirlo dall'acido solforico, bruciarlo dentro un forno a microonde. Qualsiasi cattiveria gliela potremo fare. Ma vediamo il nostro esercito di topini. Adesso questo è un livello iniziale, quindi non ci sono tanti topini disponibili. Abbiamo una serie di topi, no? Ognuno con le sue caratteristiche. Abbiamo il topo battitore, che batterà con la sua prode mazza baseball ogni cosa che si parrà davanti. Il topo trattore, che trasporterà lentamente gli oggetti davanti a lui. E poi una serie di gadget come il palloncino, che fa levitare il nostro topino. Ecco, ma il gioco si divide in due fasi. Ovviamente non ho specificato, ma mi pare logico che si tratta di un puzzle game in cui deve risolvere un enigma. Riuscire a colpire, l'obiettivo è riuscire a colpire la palla con la palla, la bomba, e spingerla e distruggere il gatto, ok? Come si fa? Proviamo questo livello. Dicevo, ci sono due fasi. Una fase di posizionamento, in cui andremo a posizionare i nostri topi, in cui tutto è fermo, quindi saranno sospesi in aria, in pausa. Possiamo ruotarli. È una seconda fase in cui ci sarà la riproduzione, inizierà la simulazione, quindi si attiveranno le leggi della fisica e robe del genere. Ok, adesso abbiamo messo il nostro topo trattore, che andrà a spingere la palla. Quando la palla cade, il nostro topo battitore, sollevato dal palloncino, andrà probabilmente, poi dico probabilmente perché bisogna fare un po' di tentativi, il primo non viene mai, andrà a battere la nostra palla. Proviamo così, attiviamo la riproduzione. Attenzione, adesso il topino era un po' basso, ma ce la facciamo, grande. Vedete il gatto, poveraggio, si è disintegrato in miriadi di componenti singole. Passiamo al livello successivo. Ecco il livello 3. Adesso l'obiettivo sarà quello di attivare con la palla, e solo con la palla, l'interruttore del forno a microonde e sconfiggere il gattino all'interno. Come possiamo fare qua? Intanto andiamo ad analizzare il nostro esercito, che è più numeroso. Vediamo un pochino di altri topini. Ovviamente in un livello del genere non li utilizzerete tutti, solo una certa quantità. Ovviamente saranno disponibili più soluzioni, utilizzando varie possibilità. Vediamo il topo battitore, l'abbiamo già visto. Poi abbiamo il topo kamikaze. Abbiamo il topo arciere. Il topo trattore l'abbiamo visto. Il topo razzo. Poi abbiamo il topo aspiratore, il topo soffiatore, il topo cannone, il topo corridore e il topo grasso. Ecco, vediamo come risolvere questo livello. Lo mettiamo a posto. Intanto, il topo trattore dovrà spingere la nostra palla lentamente. La palla che
scenderà dovrà ricevere una bella spinta. Per esempio, il troppo corridore potrà dare una bella spinta alla palla. Poi l'angolazione dipenderà dalla posizione. Una spinta verso questa direzione in cui arriverà il topo battitore che darà un bel colpetto. No, topo battitore. Ecco. Andrà a dare un bel colpetto. Allora, vediamo un pochino se attiviamo la simulazione, se va. Attenzione. Il trattore sta spingendo lentamente la pallina. Il corridore, vediamo come corre alla grande. Lancio, batte. C'era quasi. Ma bisogna studiare un pochino. Magari spostarlo un attimino. Ma c'era quasi, Riproviamo, bisogna fare un po' di tentativi. La pallina è partita in quarta. Vai. Questa era troppo bassa. Riproviamo ancora. Allora, spingiamo in avanti il nostro battitore. Lancio, batte, grande! Attenzione, vediamo il gatto che sta letteralmente soffocando e sbruciacchiando. Ecco il risultato del nostro gatto bello bruciato. Un bel cumulo di ossa. E i topini sono contenti. Congratulazioni! E... ok, questa era la soluzione originale del gioco. Battitore, soffiatore che lancia la palla. Attenzione, eccolo là. Era semplice così. Io ho fatto un po' più di casino, ma ci sono varie possibilità. Ok.